Queste due ballerine sono state realizzate in periodi diversi dall'artista pistoiese Agenore Fabbri, che lega tutta la sua attività di scultore al territorio albissolese. Questa è del 1935 e ci mostra ancora un equilibrio classico e Fabbri che si ispira soprattutto all'opera di Marino Marini. Mentre questa è molto più drammatica perché dopo la Seconda Guerra Mondiale Fabbri cambia il proprio stile con un espressionismo doloroso che contraddistingue proprio la sua attività degli anni dal 50 in poi.